ragazzi, sono Beowulf e siamo tornati con Mario Odyssey. Questa è la terza parte del regno di Bowser. Abbiamo appena conquistato la corte principale dopo un bello scontro con i Brawlers e a questo punto possiamo proseguire a dare la caccia al bestione, che abbiamo i soliti uccellacci che ci danno sempre una mano. Abbattiamoli. Questa la possiamo lanciare qua dentro? No, non possiamo. Perché andare sott'acqua? Perché andare? Perché c'è una luna? Ci muoviamo, please. Ci muoviamo. Grande! Tesoro sommesso e forzato. Guardate quante carpe. Ok, risale, risale. Ih, che risale. Aspetta, aspetta, aspetta. Momento, momento, momento. Oh, mamma mia, che, per quanto abbiamo evitato quel colpo di spada. Prendi questa moneta, Mario. Grazie. Guardate che figata, ragazzi. Sti blocchi che restano così nel vuoto. Ma mi piacciono un sacco. Ah, il Toad e il cappello. Diamo un'occhiatina. Ci aspetta un sacco di roba, ragazzi. Guardate lì. Quante monete. Quante monete, ragazzi. Va bene, dai, va bene. Ah, tu sei già senza cappello, quindi ti posso prendere. Tu, tu, tu. Ok. Che ti abbatto. Qui sotto io non vedo nulla, ragazzi, sapete? Ma proprio nulla. Secondo me non c'è nulla. E quindi lo possiamo bellamente ignorare. Qui invece ci sono delle casse che non possiamo ignorare, ovviamente. Quindi abbattiamo te. Abbattiamo te. E poi andiamo a morire, perché ragazzi io questo salto non lo so fare, ve lo dico. No! Dannazione, l'avevamo fatto! Ho inclinato male il pad. Che peccato. Che peccato. Vabbè, ogni tanto le possiamo anche perdere le monete, dai. Ogni tanto sì. Ogni tanto si può. Ah, riprendiamo questo ragazzotto. Abbattiamo il collega. Recuperiamo subito le monete perse. Guardate come... Ih, abbiamo fatto una scorciatoia. Che figata. Ok. Recuperiamo appunto le monete. E questa volta però saltiamo bene. Luna! Nel corridoio sotterraneo nascosto. Mica tanto nascosto, eh. Cioè, proprio, proprio... Devo dire le cose come stanno. Ero convinto di tornare con... a essere uccellaccio. E invece no. Allora, qua direi che dobbiamo lanciare... la bomba verso... Riusciamo a essere... meno idioti? Ok... E che scoppia prima, scoppia. Ok, perfetto. Ah, era solo un cuore. Quindi perfetto, un par de valle. Ah, come saremo bene. Però secondo me qua qualche cosa ce la stiamo perdendo, eh. Qualcosina, qualcosina, secondo me ce la stiamo perdendo. Ad esempio lì non vedo nulla, però. Vabbè, dai. Diciamo che non mi pare ci siamo persi granché. Allora, di là non si va di sicuro. Qua ci ridà l'uccellino e quindi non ci interessa. Qua... mamma mia, la cattiveria. Ok. Attenzione a quelle spine. Oh, c'è Capitan Toad! Che ha paura ovviamente dell'uccello. Bravo Capitan Toad. Dai, dai. Sbaglio tasto. Cambiato così a lungo. Adesso mi dai una luna. Grazie. Yeah! Scusate sempre per la voce. Se ogni tanto mi schiarisco la gola, ragazzi. Ma come vi ho già detto negli episodi precedenti, non sto ancora al massimo della forma. Sto registrando. Va, che roba con le monete. Sto registrando raffreddato. E così è, ragazzi. Mi dispiace. Quindi una l'abbiamo presa.
2 e 3 prese. Ok ragazzi, e qua ci siamo ben comportati. Qui io direi di far abbattere a questo ragazzotto. Scusi lei, può un attimo venire di qua? Ah, lo possiamo pungere. Interessante. Però prima io vorrei questa luna. Sì che c'è la luna, sì che c'è la luna. Perfetto. È interessante sta storia del pungerlo al segno giallo, eh. Vediamo un po' di farlo davvero. Ok, abbiamo preso questo. E adesso, scusi lei, può attaccarmi? Io sarei qui. Sarei piccolo, carino, sarei un uccellino che ti punge qua. Ah, ok, solo per abbatterlo. Ah, solo per abbatterlo, sono abbattuto, sono. Ok, e adesso ci avviciniamo a una signora sfida. Perché qua dobbiamo prendere tutto, evitando di cadere nel vuoto magari. Yay! Ok, i primi li abbiamo presi. Quanto non mi piace questo salto! Ok, siamo stati bravi, siamo stati bravi. Qui possiamo bloccarci così, qui possiamo saltare di qui. Inutile dirvi che io quelle monete le voglio, e quindi ce le dobbiamo prendere. E aspettiamo il nostro turno per salire. Mamma mia, stavo risbagliando salto. Ragazzi, riusciamo addirittura ad andare alle mura interne del torrione. Sì, dobbiamo continuare a scalare, però prima fammi esplorare. Cappi! E che cappio! Ok, molte monete. Qui non possiamo arrampicarci mai nella vita. E qui, ragazzi, è un piccolo problema, eh. Mi sa che era questa la vera sfida e non quella. Mamma mia, ragazzi, che problema con le spine, che problema. Allora, prendiamoci l'uccello. Ah, il battutore. Dobbiamo andare su una di queste file che stanno ferme. No! Mamma mia! Ah, che brutta fine, che brutta fine che abbiamo fatto. Lo dicevo, questa parte era problematica, ma abbiamo sbloccato la bandierina proprio qua. E direi che c'è un motivo se hanno messo la bandierina proprio qua. Non trovate? Allora, prendiamoci queste monete. Il vero problema è che noi qui abbiamo poco tempo per saltare, vedete? Perché poi ci sono quelle spine. Da! E rimuoviamo, però non dobbiamo più andare di là. Attenzione, attenzione. E questo è positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Ah! Ah, dannazione! Oh ragazzi, ma davvero state facendo? Ok, questa è la parte tranquilla. Mamma mia. Io direi che noi di quelle monete ce ne possiamo fregare abbondantemente. Prendiamoci sotto il torrione e vediamo cosa c'è di qua. Vediamo cosa c'è di qua. Non ci voglio far andare con il picchio. Ah, ci picchia. Allora, noi possiamo andare da questa parte. Ma noi di qua non ci siamo andati mica. Io mi butto. Io rischio di morire male. Ah, qua c'è un punto interessante, vedo. E non ci siamo potuti andare perché non ci arrivavamo. È molto semplice. Qui possiamo scendere qua sotto, vedere se ci sono
delle monete, qualcosina, no, eh? È troppo chiedere delle monete, vero? Va bene, prendere questa cosa, evitare tutti quanti questi ragazzotti e adesso evitare anche di lanciare male questa cosa. Oh, si sale, ragazzi! Io lì ci sono delle monete. Si sale, ragazzi! Oh, dannazione! So già che non mi piace questa cosa. Mamma mia. Ho già detto che so già che non mi piace questa cosa. No! Per quanto! Dannazione, dobbiamo riuscire a fermarci su quella piattaforma. Perché se ci fermiamo su quella piattaforma... Ma dai, dobbiamo rifare tutto. Ma sarete dei pezzi di fango? Io dico di sì. Io dico di sì. Allora, prendiamoci di nuovo questo. Tu fai il giro e io ti fotto così. Se ti fotto cosa... E a te la lancio male perché sono fondamentalmente stronzo, non per altro. Sarà interessante prendere quelle tre monete. Sarà molto interessante. Perché vedete lì c'è una luna. Senza l'effetto di queste piante, forse così che non l'ho prese. Ancora c'è l'effetto? No, non c'è più l'effetto. Ok, questa luna ce la siamo presa e siamo stati bravi. Deviazione fra le nuvole. Eravamo dei bravi ragazzi e poi ci hanno deviato. E sì, perché sono tre, sono i pezzi di fango. Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Presa! Scatto fra le nuvole! Va che scatto che abbiamo fatto, va che scatto che abbiamo fatto! Altre monete? Va bene, le prendiamo! Le prendiamo! E qua saltiamo così! Ci piace questa solution, ci piace! Ora, io non so se da qua... Ma cosa c'è qua dentro? C'era un cuore, c'era. Inutile cuore in questo momento. E no, noi ragazzi da qua dobbiamo tornare qua sopra. A me quella porta sembra chiusa, secondo me quella porta si sblocca più avanti. O almeno questo è quello che io credo. E quindi direi, siamo sotto il torrione. Ah sì, che abbiamo esplorato la parte di là e qui ci sarà qualcosa in questo mare di lava, no? In questa valle di lacrime. Però non vedo cosa, sinceramente. Quindi io direi che la nostra esplorazione parziale può finire qua e possiamo andare allo scontro. Vediamo un po'. Ma qua c'è qualcosa, attenzione, attenzione. Attenzione, SVP, attenzione. Ma siamo senza uccellaccio. Aia. C'è, scusi, un uccello? Nessuno ha un uccello da prestarci? No, eh? Ma sarete pezzi di fango? Secondo me sì. Secondo me sono dei pezzi di fango. Ok, abbiamo Bowser. Ah, scontro sul tetto, duello stile Far West. Di nuovo? Sulla luna per sposarci. Come sei alternativo, come sei? Riusciamo a salirci? Mortacci della botta che abbiamo preso. Beh, però dai, Bowser si sa difendere, gli dobbiamo dare atto.
c'è la terza volta che ci sfugge, niente male, voglio dire, no? Ok, che succede? Oh, porcaccia! Ma cosa sei, Voltron? Sei un Megazord? Va che ci sono tutti, va che ci sono tutti. Ok. Oh, porco. Pure i fuochi d'artificio? Va bene, non va bene per niente, ma va bene. Ci servirebbe un picchio. Eccolo. Un picchio ci serviva e un picchio ci è arrivato. Beccati questo. Ok, la gamba è crepata. Ah, come l'abbiamo preso male. Ok. Siamo riusciti a farlo coricare. Cosa possiamo fare? Ah, possiamo fare così. Sì, esatto, possiamo fare così. Poi mi servirebbe un paio di cuori, mi servirebbero. Si è incazzato. Vabbè, finché pesti. Finché pesti. Ah, abbiamo sbagliato gamba. Pensavo di essere gente in gamba, invece l'abbiamo sbagliata. Certo che l'uccello è lentino, eh. Dove cadi? Mamma mia. Ah, ok, ogni volta sopra c'è un Brodas diverso. Perfetto, però ci serve sempre un cuore, che sta ovviamente dalla parte opposta del mondo. Oh, ok, corri! Corri! Ma non ti permettere mica! Prendiamoci sto cuore. Mamma mia, per quanto. E come ti fermi? Ah, ecco, ti fermi, ti stanchi. Ti fermi che ti stanchi. Che sono queste trottole? Ok. Ottimo, ottimo, ottimo. Come caschi? Non caschi. Barconi ma non molli. Barcona ma non molla. Va bene. E io ti picchietto. Io ti picchietto. Ne dovrebbe rimanere solo uno, no? Ne resterà solo uno. Delle trottole. Non possiamo neanche lanciargliele troppo contro, no? Scusi. Grazie. Un'altra bomba? Mi scusi, un'altra. No, non le trottole! Un'altra bombola! Bombola, sì. Un'altra bomba ho chiesto io. Via Mario, via, 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 che qua ci lascio il cappello, i baffi e tutto. No, guarda come rimbalza! E ho beccato l'altro picchio. Per picchio pinchennato. Ok. No, liscio. Ma che arrampicata fastidiosa dobbiamo fare. Oh, sarai finito adesso, sì? Mamma mia, siamo caduti fuori dal castello? Ed esploda lei. Brava. Così la voglio, carcassa di robo. Esplode. Mo sì che fuochi d'artificio ci piacciono. Ah, con tutti i Brodas. Ci piace davvero, ci piace. Oh, la triluna. La triluna ci voleva proprio. La triluna ci voleva proprio. È la giusta ricompensa, direi, eh. Resa dei conti al castello di Bowser fatta, ragazzi. Ovviamente adesso il mondo cambia un pochino, lo sapete benissimo. Ogni volta che si sconfigge un boss, poi ci sono delle nuove lune da prendere. C'è sempre la caccia delle monete da completare, quella non dimenticatevela. Io vi sto facendo vedere una run
per completare questo gioco, ma per completarne la storia base. Quindi poi non scordatevi di esplorare di nuovo. Adesso possiamo andare a mettere tutte quante le lune che abbiamo trovato, che non sono poche. Abbiamo fatto un bel po' di lune. Siete stati bravissimi, siete stati. Da 209 passiamo a... Boom! 233. Niente male, niente male. E a quanto pare la caccia continuerà nella luna, anzi sulla luna, che direi che è assolutamente interessante. L'Odyssey funziona a pieno regime adesso, ma come gialla! Ma come gialla! Ci piace, perfetto ragazzi. Direi che si abbandona il pianeta Terra per andare sulla Luna a interrompere questo matrimonio assolutamente. Ma lo vedremo in un prossimo episodio, ragazzi. Io spero che questo vi sia piaciuto. Se così lasciate un like, commentate e condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima! Ciao!